Si torna a giocare al Palalaminium per la giornata, la terza giornata del campionato cadetto della Serie B, il girone E. Lo United Pomezia torna nel campo amico, quello del Palalaminium, per affrontare una bestia nera veramente, il Real Fabbrica, che lo scorso campionato gli tolse la soddisfazione di alzare la coppa di categoria di Serie C, ma non solo, poi al primo appuntamento, quello nel campionato di Serie B, gli tolse la gioia della vittoria. Buonasera dal Palalaminium, Daniele Porcelli vi parlerà per raccontarvi appunto questa importante sfida. Tutto pronto, abbiamo detto, Dmitri Diego della sezione di Albano, parte in questo istante il match con Stentella che gestisce il suo primo pallone, prova ad andare sull'affondo di sinistra all'indietro per Giasson. Paolini prova ad andarsene, Paolini sulla corsia di destra, prova a mettere il gol, il vantaggio dello United Pomezia, fa tutto Paolini sulla destra, prova a mettere il pallone in mezzo, stoppato da Santo Massimo che però beffa forti Simone ed è 1-0. Viene fatta osservare la distanza da Mitri Stentella, la rimessa in gioco per Santo Massimo, ma ancora al tiro il Real Fabbrica, messa da De Cicco che l'arpiona, va a girarsi poi in scivolata da terra, tutto regolare, va in avanti Stentella, Filippini, ancora Stentella, è il pareggio, non trattiene. Lascia a Galante, Giasson adesso in mezzo, ancora Stentella, Galante con Paolini che si gira, va a centrarsi e a calciare, pare a mettere in mezzo Filippini, esce forti, l'assist con il perto per Racanicchi, ci mette le mani Filippini, calcio d'angolo con De Simoni, Giasson, Paolini, Giasson, palla in mezzo all'area, la traversa, non c'è nessuno a colpire, tenta di distendersi De Simoni, libero, lo scambio con De Oliveira, De Simoni, c'è forti con il petto sulla sinistra per De Simoni, attende l'inserimento, c'è De Oliveira libero, Giasson il colpo e De Simoni la tocca sotto la traversa, beffa forti e porta nuovamente in avanti lo United di Pomezia, si passa sul 2-1 per i rossoblù. Libera De Camillis, penetra in area ancora Santo Massimo, brivido, palla che fa la barba alla traversa, Cenicola gli porta via il pallone, ancora Cenicola, occasionissima per portare lo United sul 3-1, Cenicola va a mettere in movimento Santo Massimo, la palla in mezzo e la traversa e poi Galante, va giù Merak, De Cicco, Galante, De Simoni e il gol! Simone! De Simoni! Ed è 3-1 United! Palla che arriva a Filippini con le mani, Giasson viene a raccogliere, la dà all'indietro, attaccato da Racanicchi, lo mette giù, Martinozzi, Racanicchi! Il tiro di parte di Racanicchi! Bartolucci si accentra, la scivolata di Paolini, arriva Santo Massimo, Bartolucci, poi la possibilità e poi il tiro che finisce in rete, il gol di Santo Massimo. Paolini, Cenicola, ancora Cenicola da solo, il popolo Emiliano Cenicola ed è 4-2 per lo United Pomezia, ci pensa Cenicola, chiama in causa Filippini, l'aggancia Cenicola con il tacco per Merak, arriva Galante, un'azione spettacolare, mancava soltanto il gol, che adesso la va a raccogliere, la tocca debolmente, Vinicius si va a portare via il pallone da Santo Massimo, poi il tiro che beffa Filippini,
4-3, Tomassimo all'indietro per De Camillis, quasi al volo, la palla subito recuperata, ancora c'è Nicola, ha provato ad andare a calciare, gol! Emiliano! C'è Nicola, 5-3 United, due tentativi, il primo non è andato al segno, il secondo l'ha messa sotto la traversa, Emiliano, c'è Nicola, poi bloccato De Simoni, ancora De Simoni, De Cicco, De Simoni, non funziona il giochetto prezioso, Martinozzi, ancora Santo Massimo, troppo preziosi i giocatori del United Pomezia, fraseggio ottimo con Martinozzi, ha messo in rete la quarta per l'area fabbrica, De Cicco centralmente, la spedisce fuori di poco, De Camillis, ancora Martinozzi e poi il palo esterno di Stentella, De Camillis cerca di far venire fuori Santo Massimo, fa venire fuori invece Stentella, il gol del pareggio, ripartenza ancora micidiale e Stentella come nel primo tempo trova il pari. Forti, Filippini, De Simoni, Jasson, De Cicco, De Simoni, Jasson, lo United torna in avanti 6-5. Passa il pallone, arriva a raccoglierlo Jasson, autore del nuovo vantaggio, ancora Jasson, prova! Jasson! E 7-5! Jasson! Leo! 7-5! Santo Massimo, fermato da De Simoni che riparte, prova a metterlo in mezzo, la mette lui in rete, capitan Simone De Simoni, ed è 8-5. La penetrazione De Camillis e questa volta Filippini esce direttamente, Filippini, è lui che la mette in rete, 9-5 United, dilaga la formazione di Caporaletti. Filippini la lancia per Cenicola, si fa beffare da Santo Massimo e ci mette una mano all'incrocio dei pali Filippini. De Cicco prova con il tacco, Carioti, Mirko Carioti come in Sardegna alla Mediterranea segna ancora e bissa quel gol che lo ha fatto sbloccare, secondo gol per Carioti, ma su questo liscio di Merak finisce il match. Lo United Pomezia si toglie, si scrolla di dosso questo praticamente incubo della Real Fabbrica battendolo per 10-5.